Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, parliamo naturalmente dei casi giudiziari forti che si sono aperti proprio in questi giorni. Da una parte gli arresti per l'Expo, per le tangenti dell'Expo, quindi una storia di corruzione come tutti sapete, dall'altra il caso Scajola, poi ieri anche la condanna definitiva per Marcello Dell'Utri. E questi temi irrompono su una campagna elettorale che è già molto accesa. Il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo ha detto che i magistrati si sentono spalleggiati da 10 milioni di elettori e quindi il tema è, oltre che naturalmente di cronaca giudiziaria, è un tema politico, sono storie diverse, cercheremo di vedere le differenze, però di capire anche che cosa significa per il quadro politico. I nostri ospiti di oggi ve li presento subito. Intanto c'è Peppino Caldarola, buongiorno, giornalista e blogger. E poi c'è per Forza Italia Ignazio Abrignani, che è uno scaglioliano, sì, giusto? Sì, è così, quindi ci aiuterà anche a vedere quali sono le ricadute anche interne di questa vicenda. Poi c'è Mercedes Bresso, che è stata del Partito Democratico, che è stata governatore della Regione Piemonte, che ha vinto, dopo è stato dato ragione, come tutti sanno, ai ricorsi che aveva fatto, le elezioni, esatto, che aveva invece perso con Cota, e che però ne sa qualcosa anche di bufere giudiziarie, perché anche la Regione Piemonte, se si vota, è anche per, certo, hanno pesato anche in questo percorso, certo, delle vicende giudiziarie. Poi c'è Agostino D'Antuoni di Io Cambio, che è una piccola formazione che si presenta alle elezioni europee. Ci ha detto prima della pubblicità che non è una costola della Lega, anche se lui ha lavorato per la Lega come consulente, ed è un movimento che ha una connotazione molto critica nei confronti dell'Europa. Giusto? Giusto? È così? È così. Presentato bene? Sì. Va bene. È così. Allora, è così. Allora io vorrei cominciare con Peppino Caldarola per fare prima un'analisi, diciamo così, di quello che sta succedendo. Ovviamente sono storie che non stanno tutte insieme, alcune riguardano Forza Italia, e comunque quella di ieri e quelle di queste ore sono delle giornate abbastanza così, che colpiscono per la storia di questo partito, perché Scajola è un personaggio di spicco. Abbiamo visto questo arresto per aver favorito la fuga di Amedeo Matacena, quindi almeno così dalle intercettazioni telefoniche, quindi è comunque un'accusa pesante, perché l'inchiesta che riguardava Matacena è pesante. L'arresto, bisogna capire se c'erano gli estremi per la custodia cautelare, ma questa è ancora un'altra vicenda. Poi c'è stato il caso, c'è Dell'Utri, è in Libano, c'è il Libano che torna, insomma. E poi c'è stato Berlusconi ieri a Cesano Boscone, il primo giorno di esecuzione dell'assegnazione ai servizi sociali. Ma insomma, sono situazioni che, viste tutte assieme, fanno impressione, però vanno separate necessariamente, perché, cominciando dall'ultimo, il caso Dell'Utri, una sentenza andata in giudicato, quindi il tema riguarda l'esecuzione di questa sentenza. I casi più clamorosi, quelli degli ultimi due giorni, riguardano il senatore Scajola, e riguardano la vicenda dell'Expo, di questo sfortunatissimo Expo di Milano, che diciamo ogni volta incontra sulla sua strada difficoltà varie, fra cui difficoltà di tipo giudiziario. Molti giornali hanno scritto che siamo di fronte a una nuova Tangentopoli, anche perché i protagonisti sono in gran parte gli stessi. Appare abbastanza evidente invece l'esistenza almeno di due differenze. La prima differenza è che questi personaggi non sembrano direttamente collegati a partiti politici, nel senso che nelle intercettazioni che già si cominciano a vedere vengono millantati i rapporti, però non c'è quel collegamento, quel filo diretto che sembrava esserci. Perché Frigerio, un ex democristiano, Greganti, il compagno G, l'ex PC, insomma, l'uomo che non ha parlato, insomma. Lì c'è tutta una retorica, comunque se vogliamo ne parliamo. E poi l'altra questione che rende differente è che la Procura di Milano non è unita, perché un PM non ha firmato. Ora, badate, questa è anche una novità in generale, perché rispetto a quella stagione 92-93, noi, in questo ha tolto Berlusconi, il complotto dei giudici, noi ormai siamo di fronte a procure che non riescono a fare la stessa cosa neppure se si chiudono 12 ore in una stessa stanza. Le procure sono spaccate, sta diventando, diciamo, la magistratura più che un'entità
unitaria, un'istituzione, un ordine, una specie di circo barnum, il che non la rende, diciamo, più credibile, però ci incoraggia a non pensare sempre a complotti, a complotti di giudici o quant'altro. Il caso Scajola è un caso singolare, intanto vedo emergere tutta una vicenda che secondo me è poco attraente dal punto di vista giudiziario, cioè l'esistenza di una love story fra la moglie di Mattacena e il senatore Scajola, cosa di alcun interesse, credo. Sì, interesse. No, la cosa abbastanza sorprendente è che ne parla della questione, dell'ipotesi, lo stesso magistrato intervistato da alcuni giornali. Ma questa non è una bella cosa, perché il fatto che il magistrato si occupi dei sentimenti e delle passioni di persone che sta incarcerando, perché incarcererà anche la signora quando da Monaco verrà in Italia, come dire, non depone molto a favore della serietà di questo magistrato. Comunque viene accusato, vedremo queste accuse. In tutto questo, francamente, quello che vedo meno è questo trionfo di Grillo. Stiamo parlando di cose giudiziarie. Grillo è un pregiudicato. Grillo, diciamo, è uno che però dice che è il suo movimento che spalleggia è così, vedo che a Brignani annuisce che no, io cioè dà ragione a Grillo, sì, certo. Allora, innanzitutto nella vita sono sempre stato una persona coerente, lei mi ha definito scaioliano, io sono assolutamente una persona che per tanti anni è stata vicina a Scajola, insomma, sia negli anni in cui era coordinatore, anche quando era ministro, insomma, una persona per cui ho un affetto personale. Lei avrebbe voluto che Berlusconi lo ricandidasse alle elezioni? Ma guarda, io ritengo che Claudio comunque era una persona che al nostro partito, e comunque come sua storia personale, una volta che era stato assolto, peraltro, poteva anche dare qualcosa. Però, diciamo, noi a Forza Italia siamo sempre stati abituati a rispettare le scelte del Presidente, e anche in questa volta. È chiaro che da un po' di anni, insomma, io poi ho un ruolo al partito ben particolare, per cui, insomma, diciamo, al di là dell'affetto personale, politicamente, poi, insomma, sicuramente c'eravamo anche un po' divisi. E su questa vicenda, che mi sembra stia denotando ancora una volta dei contorni di natura personale, insomma, il rapporto personale tra lui e Mattacena, tra lui e questa donna, tra lui e il primo ministro libanese, diciamo, tutte cose ancora da chiarire, e io ritengo che non sia proprio il caso, visto quello che è successo, di parlarne. Però io noto soltanto una cosa, diciamo, da un punto di vista temporale, cioè questa mi sembra di vedere dagli atti che si tratta di intercettazioni molto chiare, che risalgono, non so, a 7 mesi fa, un anno fa, così come anche quella dell'Expo, sul quale è tutto un altro discorso, insomma. Teniamoli separati, adesso stiamo su Scajola e poi dopo andiamo sull'Expo, così adesso cosa, era per fare il quadro. Siccome si parlava che non c'è alcun complotto altro, io noto soltanto che, siccome non mi sembra che c'era alcuna fragranza di reato, non c'era nulla di urgente, ed erano cose partite da tanto tempo, che a 2 settimane dalle elezioni europee, no, si facciano questi arresti così spettacolari, dove chiaramente poi nel momento in cui Scajola è stata arrestata all'alba c'erano televisioni, insomma, come se qualcuno, insomma, in qualche modo sotto questo profilo si era preparato. Ecco, questo da un punto di vista, chiamiamo, mediatico, certamente non aiuta i partiti coinvolti. E siccome noi abbiamo visto, per esempio, che nell'Expo c'è uno dei DS, cioè degli attuali... No, è scritto. Primo Grillo, ma comunque viene ricordato sotto questo profilo. Cioè, l'indicazione, certo, è quella. Poi abbiamo uno di NCD, perché il senatore Grillo e il coordinatore regionale in Liguria dell'NCD di Alfano. Poi abbiamo sicuramente coinvolta Forza Italia, perché il Fisterio probabilmente non è iscritto all'EA PD nella Forza Italia, non so da quanti anni, però è ricordato sotto questo profilo. Beh, poi è ricordato che comunque erano in contatti, in realtà. Allora, io dico che la tempistica di tutto questo mi fa pensare una sola cosa, e poi lascio la parola agli altri, che probabilmente anche il fatto che non un PM, Robledo, cioè chi era il direttore, diciamo, dei reati contro la pubblica amministrazione, per cui, diciamo, chi doveva occuparsi di questa vicenda ha deciso di non firmare. Io forse penso non tanto magari nel merito quanto sulla tempestività di fare questo tipo di azioni a 2 settimane delle elezioni europee. Tutto questo evidentemente perché noi vediamo da un po' di tempo che c'è una parte della stampa, alcuni giornali, e una parte della magistratura che
e a compresa ANM in un certo contrasto con l'attuale Presidente del Consiglio. Nei nostri confronti sappiamo qual è l'atteggiamento dei magistrati. Allora, che tutto ciò non favorisca comunque chi da sempre si scaglia con tutti in galera, tutti condannati, eccetera, ecco, dire che insomma non è favorito e comunque non c'è insomma, un approfittarsi della tempistica, ripeto, di queste vicende, ecco, insomma, io su questo ho molti dubbi. Beh, alcune insomma hanno dei tempi che se si doveva intervenire si doveva intervenire, però, ci sono le immagini delle mazzette nel caso dell'Expo. Ho capito, però, poi si può discutere sulla custodia cautelare, però no, se dovevano fermare l'operazione sì, Matacena, lo potevano fare tra 15 giorni per quindi compiere l'indagine. Quindi lei sta dicendo che c'è un disegno della magistratura? Beh, io sto dicendo che improvvisamente a 15 giorni delle elezioni una serie di arresti come questo, che ripeto, se fossero indagini già scolpito in flagranza di reato 3 giorni fa, mi sembra di capire sia nell'evento Scaiola sia nell'Expo, che si parla di vicende iniziate quasi nel 2012-2013, quel Rognone è stato arrestato nel luglio dell'anno scorso. Allora tutto questo poteva venire a dicembre, poteva venire a gennaio, poteva venire a giugno, e invece capita il 15 di maggio. Ecco, beh, l'Expo però insomma mi sembra che la questione dei tempi soprattutto sull'Expo sia poco, non c'è dubbio. Non so, lei invece Mercedes Bresso intanto certo. Se è d'accordo con il sottosegretario Del Rio che dice che i partiti in realtà non c'entrano niente questa volta. Certo. Ma guardi, io credo che chiunque abbia fatto l'amministratore sa che ci sono delle persone che normalmente ex politici, in questo caso sono ex, molto ex, che si reinventano dei ruoli ambigui e secondo me molto pericolosi, che sono quelli di fare da tramite fra il mondo degli affari e la politica. Molto spesso questa reinvenzione è, come dire, è un'autonomina, cioè sono persone, come spesso capita in politica, chi fa politica senza aver mai fatto nient'altro, se perde il proprio ruolo di eletto o di amministratore, non ha un lavoro e si cerca un'attività. E quindi sono persone pericolose perché hanno bisogno di utilizzare la loro precedente appartenenza come una sorta di viatico per intermediare affari. Insomma, bisogna essere molto attenti, chi amministra ed è una persona corretta sa bene che bisogna essere molto attenti a queste persone perché spesso millantano un credito che non hanno. A mio avviso è successo essenzialmente questo, e la seconda cosa che a me preoccupa molto è che questo conferma che malgrado le normative europee sugli appalti, peraltro noi adesso dovremmo recepire la nuova direttiva che non è ancora perfettamente recepita, malgrado tutte le direttive e malgrado tutta la legislazione, c'è sempre la tendenza, anche questa purtroppo nota, a spartirsi gli appalti, e spesso queste persone lavorano proprio soprattutto a questo tipo di attività, quello di concordare fra le grandi aziende che operano nel campo dei lavori pubblici, concordare la spartizione degli appalti e quindi poi... Ma lei se la sente di dire che non è una vicenda che riguarda la politica questa, guardi, o che per il tipo di persone sono delle figure, per carità, no, che non riguarda la politica nel senso che non la coinvolge, non soltanto per carità che... Io non mi sento di dire niente perché questa vicenda è ancora tutta da capire. L'esperienza mia dice che quando ci sono grandi eventi bisogna stare molto attenti. Noi abbiamo gestito le Olimpiadi con grandissima difficoltà perché non avevamo nessuna normativa speciale, quindi con le regole che potevano in ogni momento bloccarti, e ce l'abbiamo fatta, forse ci è anche andata bene perché poi come dire, c'è sempre una possibilità che qualcuno dietro di te, credo almeno personalmente la mia principale paura da amministratore, che non ha mai avuto un'inchiesta di nessun tipo, però è sempre stata quella se qualcuno mi lantava credito dietro le mie spalle, perché questo non lo puoi mai sapere ed è uno dei problemi principali. Io non so negli altri paesi, probabilmente è così anche in altri paesi, ma certamente. Ma secondo lei questo è stato millantato? È un contatto millantato quello che riguarda anche Bersani?
così. È molto probabile, perché a me non risulta che Greganti abbia più nessun ruolo da moltissimo tempo. Io ai tempi di Greganti ero indipendente, quindi non ero iscritta e non l'ho mai conosciuto direttamente. Però non, da quando sono iscritta ai DS, PDS, DS e poi PD, Greganti non si è mai visto circolare. Come sa, abita a Torino, lo però si vede io qui ogni devo tanto. Chiedere, prima di dare la parola ad Antuoni, devo chiamare in soccorso Peppino Caldarola, che è stato anche direttore dell'unità, non l'abbiamo lui ricordato. Lui probabilmente quindi, molto più di me. Ma questa è stata però la figura tramandata come l'uomo che aveva retto. Io Greganti... tenuto il segreto. Pagato sì, per sì. Tutti, cioè il compagno G. Greganti io l'ho conosciuto, perché a un certo punto Walter Veltroni decise di dar vita ad una radio del PC, che poi fu quella che trasmise in diretta la vicenda dello scioglimento, eccetera, eccetera. Questa radio aveva come primo amministratore Primo Greganti, che ho conosciuto perfettamente. I miei rapporti con lui sono stati pessimi, al punto che in un libro che lui ha scritto ha raccontato che l'unica persona con cui ho avuto rapporti pessimi sono io. L'impressione... A questo punto diventa un vanto, no, ovviamente. No, assolutamente, no. È un dato della realtà. Il dato della realtà è che io mi incontravo, avevo come corrispettivo, come controparte, un amministratore dire taccagno è poco, nel senso che... la redazione era fatta di ragazzi, quindi lesinava sui buoni pasto, con stipendi pagati in ritardo, pochissime lire, c'era la lira. E io chiesi all'editore, che in quel caso era il partito, che mi togliesse di torno questo signore, che mi sembrava del tutto incapace di gestire alcunché. Incontrarlo alcuni anni dopo come la figura leggendaria, diciamo, del trasferimento occulto di Quattrini, che aveva sempre detto, allora, partito, io credo, che aveva avuto un atteggiamento sì, io credo che Greganti sia una persona intelligente, molto furba, che fra le tante parti che poteva fare in commedia ha scelto quella, diciamo, più epica, cioè quella di dire io so ma non dico, io non so se sa, però probabilmente sa, però il fatto di dire io so ma non dico lo ha reso il compagno G, diciamo, in questo mondo in cui tutti parlavano al primo tintinnar di manette, Greganti non ha parlato ed è passato. E secondo me lì si è costruita un'altra credibilità, che forse è all'origine persona della sua credibilità. Di persona affidabile. Io adesso però, qui sorridiamo, però no, c'è anche da capire che emerge, se poi... Non è che si tratta di militanti di partito, cioè questi appalti, dove tra l'altro dovremmo sempre chiederci come mai l'Italia di fronte a grandi eventi, ma è semplice dirlo, perché di fronte a... gli eventi burocratici che sono attorno a un appalto, infilarsi in mezzo, perché se fosse tutto intanto molto semplice... Intanto perché è comparsa la notizia tutto... di oggi, di ieri, insomma, che è comparsa anche la parte più succulenta, ancora una volta, la sanità, c'è cioè la città della salute. Sì, ma no, perché poi tutte queste norme, alla fine, per essere agevolate, hanno bisogno di qualcuno che le faccia. Però dico, da quello che sembra, che queste persone, parlo dell'uno o dell'altra parte, diciamo, sia di Frigge, cioè non è che loro lavorassero per loro, ma per una serie di, diciamo, imprese... che in qualche modo devono lavorare, e sembra che Greganti facesse riferimento a quelle famose cooperative rosse. Allora bisogna poi capire, al di là di Greganti, se le cooperative rosse hanno ancora rapporti col Partito Democratico, insomma, così come anche, diciamo, il resto, per cui loro sono semplicemente referenti di gruppi di imprese che alcune, perché insomma le cooperative rosse storicamente sono sempre state vicine prima di esse, oggi al Partito Democratico, insomma. C'è un ministro che viene da lì oggi, da quell'area, il capo della Lega delle Cooperative, quindi il ministro del lavoro. Allora, andiamo da D'Antuoni, perché immagino che abbia un'opinione su questa bufera che riguarda Milano, e poi anche il caso Scajola. Lei che idea si è fatto? Ci sarà questo impatto a favore del movimento di Grillo, quindi che penalizzerà comunque sia questa... il quadro che è emerso dalla cronaca possa penalizzare i partiti? Beh, intanto l'opinione è diretta partiti. Perché faccio l'avvocato, sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, mi occupo di penale e ho a che fare spesso con la Procura della Repubblica. Da avvocato sono abituato a non condividere qualche volta le decisioni dei magistrati, ma a rispettarle. Quello che sembra un problema agli occhi dei più, cioè la mancata firma di Robledo, è solo una garanzia di una pluralità di idee che c'è all'interno della Procura, che è garanzia di tutti. Il fatto che
ci siano idee diverse e condivisioni o non condivisioni all'interno della procura, da avvocato è una cosa a cui sono abituato quotidianamente. Però posso fare una piccola interruzione? Non era mai successo, però. No, non era mai successo, ma la guerra fra Robledo e il... E Bruti Liberati. Ormai è al di là di questa firma. Giornali da, diciamo, al di là di è una guerra. Apparentemente è diciamo, sul processo Rubi. Io non vorrei... Si era visto con Minale in quel caso. Scusate, su queste cose qua siamo abituati a specularci anche per mettere un velo d'ombra sulla magistratura che invece va rispettata. Cioè, quella che noi chiamiamo guerra è una, insisto, una dialettica e posizioni diverse all'interno della procura ci sono come in qualsiasi ambito associativo, sociale, ci sono uomini diversi che la pensano in modo diverso su alcune cose, ma che io ho visto assolutamente integerrimi e lineari nel procedere nelle indagini. Sì, ma perché è venuto fuori in questo modo? Prima non era mai successo, quando Robledo già, a prescindere da questa storia, già si era affacciata a questa distinzione, poi c'è stato apertamente Minale o Bruti Liberati. Volevo anch'io, per fargli una domanda. No, la faccio io. Nel senso che l'avvocato, gli volevo dire, anche io sono avvocato, semplicemente che di fronte a delle norme che devono essere applicate, parlo da cittadino e da avvocato, che ci siano su alcune vicende particolari in cui si dice quel magistrato non poteva occuparsi di questa vicenda, l'altro dice sì, e io sono preoccupato sia da cittadino che da avvocato, non la vedo come una garanzia, perché su alcune regole dovrebbero essere tutti d'accordo. Io capisco se una sentenza si interpretazione, ma capire se un provvedimento può essere emesso o meno, se un giudice si può occupare o meno. Insomma, siccome mi sembra che D'Antuoni sia comunque informato di questi fatti, visto che fa l'avvocato, ce l'ha detto eccetera, però la domanda che le facevo era come mai però non si è visto prima, non ha la sensazione che sia una fase diversa della procura di Milano? Ritengo di no, il taglio è un taglio giornalistico di questa cosa perché è emerso adesso in questa vicenda, ma lei dice ci sono stati altri casi che non abbiamo saputo, certo, tra Robledo e Bruti Liberati, ma non solo a Milano, in ogni procura. No, d'accordo, ma noi parliamo di quella, delle altre procure, quella ci è sono la procura delle dialettiche chiave. Che guardi che anche ai tempi di Mani Pulite voi non c'era mica sempre accordo tra i pubblici ministeri, certo, tra Di Pietro e gli altri. Io quello che voglio dire è abbiamo la magistratura che sta lavorando, non speculiamo su quelli che sono non dei problemi ma delle ordinarie posizioni diverse all'interno di un gruppo di persone che sta lavorando. Lei dice stiamo ai fatti dell'Expo. Esattamente, facciamo salvo il principio che esiste la magistratura che va rispettata, non speculiamo sui tempi, il fatto che ci siano delle indagini che stanno venendo fuori adesso non è strumentale alle elezioni europee, è la magistratura che sta indagando. Se continuiamo con questa linea che se i magistrati indagano e perché indagano e quando indagano e magari riusciamo anche a metterci il germe questo del dissenso. Questa è un'opinione di Abrigliani, cioè, la fermo subito perché devo dare tra l'altro la pubblicità. La gente non capisce più di chi si deve fidare, ha capito? Cioè dei magistrati. Lei si fida della... Assolutamente, lei si fida da cittadino e da avvocato. Che secondo lei anche sulla... Hanno fatto un partito, allora, cioè questo è un paese assolutamente. Ci sono dei magistrati che sono scesi in campo e hanno fatto un partito. Specifici, non facciamo il calderone e poi torniamo invece nel merito della vicenda dell'Expo subito dopo la pubblicità e anche sul caso Scajola. Allora, però, stavamo parlando dell'Expo, ma resta un fatto che abbiamo visto consegne, filmati con consegne di soldi, quindi è che una grandissima opera così importante per l'economia italiana come è l'Expo, adesso al di là del fatto, i tempismi, eccetera, però crea veramente sfiducia poi nelle persone pensare che dietro qualunque grande opera alla fine non cambia niente. E leggo anche, volevo chiedere a Caldarola che cosa ne pensa, c'è un editoriale di Antonio Polito su Corriere della Sera che dice: attenzione a credere che Greganti e Frigerio siano rimasti due vecchi giapponesi rimasti a combattere da soli nella giungla di Tangentopoli. Rappresentano tuttora la commissione tra affari e politica. Il signor G, scrive il GIP, è ancora persona legata al mondo delle società cooperative di area PD e nelle intercettazioni
Regioni ne spuntano molte di coop rosse per cui si brotigava e Frigerio poteva ancora promettere incontri ad Arcore e biglietti di raccomandazioni a un ministro. Quindi, dice poi Polito, è un po' semplicistico fare come fa Renzi e dire la politica non mette a becco e fermarci lì. Sì, la cosa è corretta. Per essere ancora più corretta bisogna, come dire, fare tutto l'itinerario. Che esista uno scambio di mazzette, come dici tu, è provato anche da foto e da altro. Poi uno può dire non è tantissimo, però poi insomma non, si vede che sommato in realtà sono tanti soldi, diciamo, quelli non che è si rilevante, muovono. Siamo comunque non è sul rilevante. Mezzo miliardo già. Non è rilevante. È che attorno a questa cosa, che diciamo su cui l'Italia punta molto, c'è un giro di quattrini di cui alcuni stanno approfittando. Il tema è se questi, diciamo, profittano in connessione con qualcuno. E allora qui sorge la questione che diceva Mercedes Bresso, cioè noi abbiamo dei personaggi che negli altri paesi sono anche catalogati, anche professionalmente lobbisti, riconosciuti, sì. Lobbisti, qui invece sono fondamentalmente dei senza mestieri che talvolta addirittura si presentano come imprenditori, che hanno, diciamo, nel loro portafoglio personale un sistema di relazioni. Quindi io credo che Greganti abbia, siccome non ha vissuto diarie in questi anni, ha avuto, leggevo tempo fa, anche ha fatto un tentativo di diventare improprio imprenditore, diciamo, si è rimasto nel mondo degli affari come uomo di relazioni con, può essere, cooperative, può darsi, piccole, anche quello è un mondo. Diciamo, non è l'arma dei carabinieri, diciamo, il mondo cooperativo è fatta di tante aziende, alcune meglio amministrate, altre peggio amministrate, in alcuni sono persone eticamente intoccabili, in altre forse più fragili. Sono imprese, sono imprese. Quindi io non escludo che alla fine, diciamo, questa inchiesta riveli l'esistenza, no, non escludo, personalmente ne sono convinto, di una trama politico-affaristica. La frase di Del Rio e di Renzi, che mi pare a me accettabile, è che non vi sia, diciamo, questa centrale di comando, che invece una volta del era partito politico che dà incarico a Tizio, Caio e Sempronio, il quale può essere più o meno bravo ad occultare queste relazioni, e gli dice, per cortesia, costituiscimi una provvista andando a recuperare tangenti qua e là. Però vuol dire anche che la politica non è capace ancora di debellare attorno al. Sì, ma vedi, perché, Alessandra, anche perché viene descritto molto bene, devo dire, da Luigi Ferrarella su Corriere della Sera oggi il sistema attraverso una testimonianza, proprio come operavano, no? Quindi c'è un modus operandi che è molto. Scusi. Ciò che per il momento emerge, poi naturalmente vedremo, è che esistono degli intermediatori fra gli affari e chi gestisce grandi opere che cercano di, che da un lato certamente in parte millantano, in parte hanno dei rapporti con le imprese e dei rapporti con coloro che in quel momento gestiscono chiaro, le opere. No? Allora, è chiaro che molte di queste persone utilizza il fatto di avere una appartenenza politica, in questo caso supposta, perché non sono, nessuno dei due sono militanti di quei partiti, la utilizza come strumento per le proprie attività. Però i magistrati sembrano credere di sì, se dicono se da queste, allora, da queste inchieste. Guardi, se esistono dei politici corrotti che ricevono dei soldi, stia tranquilla che non è che quello di sinistra passa attraverso uno di sinistra e l'altro attraverso, questo non significa niente. Queste due persone erano probabilmente intermediatori di certi mondi imprenditoriali. Le cooperative non sono cooperative rosse, sono delle imprese che qualcuno dei loro leader sia stato e sia ancora simpatizzante, a volte anche iscritto, comunque diciamo appartenente alla sinistra. Ciò è sicuramente vero, la storia delle cooperative nasce dalla sinistra. Però oggi sono imprese a tutti gli effetti. Il vero nodo, secondo me, è che continua ad esistere
perché non c'è nulla come il rifiuto della concorrenza nel nostro paese. Nel nostro paese nessuno vuole fare concorrenza, la concorrenza riguarda gli altri. E, non esiste però perché vengono fatte, cioè certo, il punto perché è che vengono scritti, no, esatto. si spartiscono e si dimostra appunto proprio da testimonianze dirette, si scrivono i capitolati degli appalti su misura per le persone, questo è quello che accade alla fine, adesso, le tariffe, come si deve pagare nell'arco di 9 anni e prima una tranche. Guardi, però ecco, non volevo invertire, una cosa che ci tenevo a dire proprio è questa, non vorremmo che invertire, cioè io non ho mai visto, e qui lo possiamo dire, un politico che va da un imprenditore e dirgli, ah guarda, c'è l'appalto. Purtroppo, siccome sono gli imprenditori che hanno assolutamente sfiducia nella concorrenza e nella trasparenza, nel momento in cui esce un appalto, sono loro che vanno dal politico a dire, guarda che lì c'è l'appalto, come se in Italia fosse impossibile vincere un appalto in maniera normale. Questo è dettato, innanzitutto, dalla una burocrazia, perché oggi appunto abbiamo visto i ricorsi, di blocchi, eccetera, e soprattutto da una giungla di norme molto complicate che aiutano questo tipo di discorso. Allora, la prima sfida che dovrebbero fare gli imprenditori è provare a loro stessi cambiare questa, chiamiamo, etica degli appalti. Ma se sanno che c'è un altro che poi il secondo concetto, avendo io fatto molti appalti, non direttamente, ma in particolare da presidente della provincia, che è un ente che ha attività diretta di appalti, come sa. Ciò che appare evidente quando tu vedi il funzionamento delle gare è che ci sono accordi fra gli imprenditori per cui quella gara in qualche modo viene lasciata a quell'impresa e allora quell'impresa sa già che le altre faranno dei prezzi superiori in modo che lei lo vince, ma a sua volta lei farà un prezzo superiore per lasciar vincere l'altra. Questo è il meccanismo contro il quale spesso la politica non può niente, perché lei non può che attribuire a quello che fa l'offerta minore, ovviamente, anche se sospetta che gli altri, che ci siano dietro degli accordi. Per questo dico che noi dobbiamo intervenire sul meccanismo degli appalti in altro modo, cioè dobbiamo modificare di nuovo. Come sa, sono tanti anni che si cerca di fare delle regole che rendano impossibili gli accordi, ma ogni volta, come dice il proverbio, fatta la legge, ho trovato l'inganno e si trova il modo. Perché? Perché da un lato è più per le imprese, evidentemente, è meglio sapere che cosa si andrà a prendere come lavoro e non farsi la guerra, perché la concorrenza richiede capacità anche di stare sul mercato che spesso molte aziende non hanno. Allora sentire, preferiscono fare D'Antuone, questo. D'Antuone, volevo intervenire. Da cittadino, la prima volta che sono andato al Salone dei Presidenti entrando da Piazza del Parlamento al 24, mi ha stupito perché c'era molta emozione, no? Non so se lei è mai stato a questo salone straordinario, bellissimo, Presidente. Al primo piano della Camera. Lei ci lavora. Galleria. Beh, mi ha colpito molto perché sembrava di essere una piazza di un mercato, perché su quei divanetti rossi ogni giorno si consuma l'attività del dialogo tra il mondo dell'impresa e il mondo della politica. Non c'è persona, non c'è impresa che ogni giorno, ad ogni ora, incontri su quei divanetti rappresentanti della politica di ogni colore che devono garantire qualche favore. Ogni ora basta guardare il registro degli accessi a Montecitorio. Allora qui non c'è un problema di destra, sinistra o centro, c'è un problema di regole che non ci sono. Basta copiare, non siamo neanche capaci di copiare. Cioè dice, si faccia la legge sulle lobby, come c'è all'estero. All'estero come lo dicono tutti, però non lo dice solo lei, allora, però non è stata mai fatta. Non ho mai sentito un partito che dice no, non facciamo la legge sulle lobby. All'estero, a me non preoccupa il problema dei cartelli tra le imprese. Ho lavorato per 5 anni alla Commissione Prezzi del Senato. Su alcune indagini che noi abbiamo fatto, venivano fuori dialettiche di concorrenza violata, mai sanzionata peraltro tra imprese, che falsano indubbiamente le dinamiche del mercato. A me preoccupa il problema del dialogo tra le imprese e la politica, che deve essere regolamentato. Non è un problema che ci sia un intermediario, un politico. Io vivo, da persona che vive a Milano, la vivo la distanza tra i territori del nord e l'assenza di dialogo con la politica
centralista di Roma, perché spesso si stiamo occupando di un furto a Milano, spesso cioè l'Expo si sta svolgendo a Roma. No, sto dicendo, ci si sta rubando a Milano. No, sto dicendo questa cosa, che spessissimo anche Tangentopoli lì nacque. Sto dicendo questa cosa, spessissimo le imprese hanno bisogno di un dialogo con la politica che è mediato dalle persone di cui stiamo parlando. Creiamo delle regole. Il fatto che ci siano delle percentuali sotto banco deve diventare qualcosa di cui si deve poter parlare, come avviene in ogni parte del mondo, nella maggior parte dei paesi di common law. Questa cosa viene alla luce del sole e nessuno si scandalizza. Questa è mazzetta, cioè che ci sono questa è l'interpretazione all'italiana, no? Questo è quello che siamo capaci di fare in Italia da sempre. Scriviamo regole nuove. Ma che regola può evitare, a parte una legge che dice che la mazzetta è un reato? Che la mazzetta sia un reato? No, io questo lo dico rispetto agli appalti lì. Un conto, perché per distinguere le cose, un conto è dire facciamo una legge sulle lobby a Montecitorio, perché e questo è giusto regolamentare, far affiorare. Però non so se questo, è la domanda che le faccio, se questo c'entra poi con una pratica che si svolge invece non è sufficiente, di piccolo cabotaggio sul territorio e sulla singola grande opera. Questa è solo la perplessità. Non è mi sembrano due cose diverse. Vanno fatte entrambe le cose, perché scrivere delle regole chiare sulla mediazione tra industria e politica è una cosa che può interessare sia il livello centrale che il livello locale. Se per le province, per le regioni o per i grandi appalti nazionali ci fossero categorie di persone legittimate a interpretare quelle che sono le volontà delle imprese nel dialogo con il mondo della politica, già questo sarebbe un buon passo. Qui stiamo continuando a chiacchierare del niente e sono anni che la politica, vogliamo partire dal 92 ma molto prima, sta riflettendo su questa cosa senza prendere posizioni. Forse perché fa comodo? Forse perché fa comodo ai politici non avere una regolamentazione delle lobby che dialogano con loro? È meglio il sottobanco che la luce del sole? Sono vent'anni che sento parlare di questo. Volevo completare il concetto di prima. Allora, a parte che la legge sulle lobby io la trovo assolutamente necessaria, ma in un concetto completamente diverso da quello che diceva adesso. Ecco, appunto, cioè nel senso che ogni volta risolviamo facendo una legge. La legge può essere quella per cui un'associazione, un gruppo ha un suo esponente in Parlamento che porta avanti i suoi interessi da un punto di vista normativo rispetto al rapporto con l'Europa, rispetto a delle norme da inserire, in alcune norme. Ma pensare che debba esistere una mediazione perché un politico rispetto a un appalto favorisca un gruppo o un altro, io lo trovo una cosa assolutamente sbagliata. Cioè io penso che invece sotto quel profilo devono esserci regole di trasparenza e regole chiare, non certamente legate a questo. Dov'è la sfida che io trovo che invece i politici, la politica o comunque gli enti locali, l'amministrazione devono mettere in piedi? Quello che in alcuni posti chiave individuare persone effettivamente capaci e trasparenti, perché mi scusi, io ho visto che hanno arrestato in questa vicenda il direttore della pianificazione e acquisti dell'Expo. C'è un uomo che mi sembra doveva spendere 15 miliardi. Allora, rispetto a un incarico del genere, se tu non metti una persona ma veramente specchiata, trasparente, è chiaro che poi accadono robe di queste vicende di questo genere. Cioè, secondo me, la politica, se ti deve occupare una cosa, deve essere nella scelta delle persone a cui affida certi incarichi. È lì che forse ci può essere un cambio di passo rispetto a questa viene vicenda. Viene spontaneo, poi rivolgere... Voglio dire, siete stati al governo, nomine ne sono state fatte, siete stati al governo, non mi pare che... è la sfida su cui noi dobbiamo fare. Di là... Se i ministri non trovano strano, gli ex ministri non trovano strano aiutare comunque una latitanza, adesso ripeto, al di là del provvedimento di custodia cautelare, ma se non si trova strano, Berlusconi ha detto, ha aiutato un amico, ma... Quello è stato un ex ministro dell'interno, ha detto una cosa diversa, non ha detto aiutato, non succede nulla. Dico, trovo abbastanza singolare poi si può discutere mettere sul... in carcere quello una è un altro persona punto. Che ha, sono, sono due cose diverse. Perché però... ha avuto un interesse personale, ha preso dei soldi, aiutato un amico. Allora, che debba essere perseguito è una cosa assolutamente... Allora, uno è l'argomento carcerazione preventiva, l'altro è quello di dire, cioè l'atteggiamento costituzionale. Berlusconi ha detto questo, ha detto soltanto aiutato un amico. Sì, rispetto al carcere, non rispetto al fatto che ha sbagliato. Ma rispetto al fatto della latitanza, questo è per dire che delle volte vengono minimizzate dalla politica.
dica certo, alcune cose, certo. È l'unico onesto. Allora, una piccola cosa, io ho fatto un anno al Parlamento europeo, poi mi sono dimessa perché sono stata eletta Presidente della Regione, ma anche in quell'anno, e poi ho seguito il Parlamento europeo e l'Unione europea come Presidente del Comitato delle Regioni. Ora, in Europa effettivamente esiste la figura del lobbista, che è regolarmente registrato come tale e ha la possibilità di accedere al Parlamento europeo e alle diverse istituzioni europee, ovviamente dove può accedere il pubblico, può partecipare alle sedute delle commissioni, ci sono degli spazi che possono essere occupati, ha accesso a discutere direttamente con i parlamentari e non se ne esimono. Per esempio, io ho visto molte nostre imprese, ma anche rappresentanti di sistemi di imprese che venivano a esporre quali erano le loro posizioni rispetto alle leggi. Ma lei dice questo riuscirebbe a togliere l'intermediazione dei faccendieri, di queste figure di collegamento? Questo permette di rendere trasparente l'intermediazione, non rispetto agli affari, perché appunto, ma noi però stiamo parlando di questo, certo, adesso, se no non c'è. Certo, però è anche vero che renderebbe i rapporti più chiari e trasparenti e sarebbe possibile imputare sempre a qualcuno che poi... Sì, però mi sembra che l'argomento lo accetto, certo, naturalmente. Seconda però cosa, non, infatti non c'entra io, con dicevo, l'Expo, la, per questo io dico che la normativa sui lobbisti deve esserci perché rende trasparenti le domande alla, sì, politica, ma non risolve il problema della moralità di chi fa politica e di chi fa affari, fa impresa, cercando di fare impresa non attraverso la normale concorrenza, ma attraverso la corruzione o, come dire, la pastetta. Allora, su questo, primo, non si esce dal fatto che c'è una responsabilità personale, che quindi chi fa politica deve stare attentissimo a chi nomina e non solo lo deve nominare, ma deve... Quindi era una nomina sbagliata, secondo lei? È una cosa di nomina sbagliata? Due cose. Uno, probabilmente è una nomina sbagliata. Secondo... Chi l'ha fatta quella nomina? Beh, immagino Formigoni, perché era ancora... Beh no, questa è la nomina che abbiamo fatto adesso, diciamo, è stato un concetto tra il sindaco e il Presidente della Io Regione. Io onestamente Maroni. Chi ha fatto quella nomina non glielo non lo so. Non basta nominare delle persone, questa è la prima cosa, delle persone corrette di cui ci si fida veramente e pienamente. Bisogna costruire dei sistemi di verifica. Guardi, noi avevamo costruito, anche in particolare per le Olimpiadi, ma poi abbiamo iniziato a usarlo anche per la normale attività della regione, una specie di tableau de bord elettronico che dicesse chi vinceva, no, le gare nei diversi settori, che, in particolare in tutta la sanità. Perché se compare una regolarità inquietante, tu sai dove andare a verificare, perché chiaro, altrimenti allora, se non lo fa la magistratura tu non puoi farlo, se non hai delle ragioni, no? Allora, non possiamo da una parte sparare sulla magistratura quando indaga e dall'altra preoccuparsi di cercare scelte di persone. Il problema non sta nelle persone che si scelgono, certo, anche nella... Guardi, da lì non scampa. Ma, scusi, solo per dirle, cioè, sull'onestà delle persone nessuno ha il patentino dell'onestà. Certo, la competenza è una prima considerazione. Beh, c'è anche un passato, io Greganti non l'avrei mai scelto come mio rappresentante. Quello che sto dicendo è un'altra cosa, che siamo un paese dove non esistono le regole, ma appena la magistratura inizia ad indagare c'è il tiro a piccione sulla magistratura. Allora, se ci fossero regole certe, pene certe, severissime, guardate che questo dibattito, sì, ma il punto è, quando uno viola una regola su un appalto, lo si mette in carcere e si butta via la chiave, non si inizia a speculare sui magistrati dal giorno in cui iniziano ad indagare e sui tempi e perché indagano, perché se le persone finissero in carcere e la finissimo qua, non ci sarebbe più da discutere. Il tema invece è: vogliamo dare legittimità ai magistrati? E quando un magistrato però lei prende crede uno... che ci sia un problema di legittimazione? Sì, pensa che siano molto... No, perché c'è una sorta di autolegittimazione, perché se io lobbista che vado e mi prendo la mazzetta e per intermediare un affare ho tutto un sistema che il giorno in cui mi prendono mi sostiene, sui giornali anche mi spalleggia perché dicono che la magistratura fa politica, è chiaro che mi sento quasi
quasi legittimato, però... no? All'estero questi dibattiti sulla serietà della magistratura non ci sono. Quando una persona viene presa con una mazzetta, viene messa in carcere e se ne dimenticano. E lei crede che la magistratura italiana sia tutta... No, io sto dicendo che la politica, la stessa politica che dice che ci vogliono nuove regole... No, ma è chiaro, che bisogna, lei dice non si deve accettare e prendere... O ci fidiamo dei magistrati, o ci fidiamo dei magistrati... Non mi pare che su questa vicenda dell'ex Po ci sia una delegittimazione. Innanzitutto, l'avvocato D'Antuoni, diciamo, che giustamente così appassionata difesa della magistratura, ha esordito il precedente intervento dicendo, se mi permette, una sciocchezza. Perché lei che si è commosso a girare per il corridoio dei presidenti, descrivendo di fronte agli spettatori della Sette quello come un succo in cui si spartiscono le tangenti, ha detto una cosa che non corrisponde al vero. No, però non ha detto che si spartiscono le tangenti. Io ho frequentato da parlamentare per 7 anni quel corridoio e altri... In questi 7 anni non ho avuto neppure una multa per divieto di sosta, quindi sono uscito pulito. E lì, diciamo, si svolgono incontri che si possono svolgere solo lì, in quanto solo lì è possibile che ci sia l'accesso degli estranei. Evitiamo di dare una descrizione della politica come, diciamo, come tale, cioè chiunque fa politica, tranne i grillini oggi o ieri qualche altro, come tutto impuro. No, lì è anche legittimo che ci siano delle persone che vadano a chiedere favori a parlamentari in quanto rappresentanti e chiarimenti e quant'altro. Quindi non diamo questa rappresentazione. Però non ha detto della mazzetta, ha detto semplicemente che non tutti c'è un tema di... E lì c'è la registrazione, non ha detto mazzetta, ha detto che si siede e lui ha visto uno spettacolo immorale che sette anni non ho mai visto. Sarò scemo, probabilmente non l'ho mai visto. Anche perché domani il Parlamento domani mattina, se vuole, andiamo insieme. Allora, dalle 9 in poi. Quotidianamente. Dico dalle 9 perché prima non. Quotidianamente, se ci fossero regole certe, quotidianamente su quei divanetti ci sono sempre i soliti mediatori che accompagnano gli interessi dell'industria del paese. Non è così. Sai chi ci sono su quei divanetti, tranne il sottoscritto, che ci va solo perché dice la sua banca, ci sono ex parlamentari che non hanno più niente da fare con la nostalgia, stanno lì seduti. Non è così. Vorrei riportare siccome era la parte dei lobbisti a Montecitorio, posso dire sui magistrati, anche quest'altra leggenda, nel senso che non c'entra con questi qua, non Montecitorio non attribuisce appalti, quindi si tratta in questo caso dell'Expo mi sembra che la gravità della cosa sia un'altra. Prego. No, stavo dicendo, nessuno sta attaccando i magistrati per l'inchiesta sull'Expo. Semmai qualcuno qui ha eccepito, hai cominciato anche tu, io ti sono venuta incontro, sul fatto che il magistrato che indaga su Scajola, e indaga giustamente, perché se un ex ministro non ha il senso dello Stato che dovrebbe portarlo, un reato di favoreggiamento, che dovrebbe portarlo a non favorire un latitante, commette un reato ancora più grave in quanto è l'ex ministro addirittura degli interni. La critica, semmai, è che il magistrato, invece di conferire a questo elemento l'autorità, ci regala il pettegolezzo sulla relazione amorosa fra l'ex moglie del fuggitivo, cosa di cui a me non mi frega niente. È l'unica osservazione, si può fare questa osservazione, si può chiedere a questo magistrato di tenersi, come dire, al fatto per cui lui è il tutore della legge, cioè che non si aiutano i latitanti, chi aiuti i latitanti commette un reato. Sta mostrando la regia l'intervista del magistrato Lombardo, Giuseppe Lombardo, che è a Libero, questo lo troviamo anche noi qua, eccolo qui, che proprio... lui dice che non lo sa ancora così, però insomma accetta di rispondere
alla domanda, insomma, che non siamo ancora in fase istruttoria, sì, per cui dobbiamo verificare. Diciamo che se le accuse venissero, insomma, come dire, confermate dai dati di fatto, è indubbio che Scajola ha commesso un reato. Qui quello che si discuteva, e che ha detto anche Berlusconi, è che in Italia il 60% delle persone che sono in carcerazione preventiva al termine di un lungo processo vengono assolte. Allora, nessuno vuol criticare la magistratura, che deve fare e dobbiamo rispettare le sentenze anche quando le riteniamo ingiuste e che magari ti fanno fare i servizi sociali. Però è indubbio che in questo Paese, in maniera anomala, esistano delle correnti politiche all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. È indubbio che un magistrato che indagava su un politico campano poi diventa il sindaco di Napoli. Cioè, ci sono delle anomalie in questo Paese sulla magistratura che noi non possiamo non nascondere, che sono quelle che hanno creato, diciamo, un senso di delegittimazione, se vogliamo. Certamente non quello né che diciamo noi o che scrivono i giornali. Se il cittadino non si fida più dei magistrati è perché possiamo contare milioni di casi di mala giustizia. Dopodiché, però ripeto, ma che debba fare questo... il proprio corso? È indubbio, perché, come ha detto giustamente lei, sono stati presi filmati con gente che dava mazzette, per cui, come dire, è palese lì la flagranza del reato. Il problema, ripeto, è che a monte di tutto questo, e dobbiamo fare la regola dell'obbis, dobbiamo cambiare le regole degli appalti. Io ritengo che dobbiamo inizialmente cominciare a scegliere una classe dirigente anche della pubblica amministrazione che oggi non c'è assolutamente. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo a parlare ancora del caso Scajola, del caso Dell'Utria, fra poco. Anche lì non è proprio così, non sono tutti uguali. Allora, a proposito del caso Scajola, oggi La Repubblica, lo chiedo all'onorevole Abrignani, scrive: il patto Scajola-Matacena, così l'andrangheta fece crescere Forza Italia, un articolo di Attilio Bolzoni che dice che dalle carte dei magistrati della Procura di Reggio Calabria si legge questo, è un virgolettato: perché dopo la sentenza di condanna per concorso esterno di Amedeo Matacena, lui, cioè Scajola, è diventato la proiezione politico-istituzionale imprenditoriale del primo che consapevolmente agevolava gli interessi dell'andrangheta nella sua composizione unitaria. Questo scrivono i PM calabresi nella loro richiesta di custodia cautelare contro Scajola. Quindi un ruolo, visto che Matacena è stato arrestato per, cioè non è stato arrestato, deve essere arrestato, ma è latitante, insomma, si trova a Dubai e poi appunto di andare forse in Libano per concorso esterno nei confronti per associazione mafiosa, in questo caso è l'andrangheta. Allora dice adesso, allora, siccome Matacena è uscito di scena, è Scajola. Allora, innanzitutto devo dire che Scajola è da 2010 che non ha più alcun incarico di natura istituzionale, cioè era un semplice deputato, peraltro, insomma, anche un po', diciamo, in contestazione anche all'interno, era una minoranza all'interno del partito, per cui non aveva alcuna possibilità, diciamo, dal punto di vista istituzionale di fare nulla. Il punto è un altro, cioè il concetto che dicono è: siccome Matacena rappresenta degli interessi dell'andrangheta, siccome Scajola ha aiutato Matacena, c'è questa proprietà transitiva. È emerso chiaramente che, tra l'altro, ripeto, io per quello che leggo, che Scajola ha aiutato Matacena perché è amico, diciamo, della moglie, cioè su un rapporto personale che nulla ha né di politico né mi sembra di alcun interesse da parte lei di Scajola. Lei sta valorando una tesi, come dire, sentimentale. No, ho detto quello che leggo, dico, cioè, nel senso che tutti i contatti di Scajola erano con la moglie di lui. No, io non ho parole sua di lei, sto dicendo che mi sembra che non ci sia alcuna natura politica su questa vicenda, cioè non ci sono neanche ritorni per Scajola, non c'è nulla, c'è un rapporto personale di amicizia, diciamo, chiamiamolo quella di amicizia, che emerge da queste intercettazioni tra Scajola e la moglie, e tra Scajola, che conosceva Matacena senza ombra di dubbio, c'è anche un buon rapporto, che nulla a che vedere né con la politica né con l'andrangheta, c'è un rapporto di natura personale, per cui a quello non solo mi limito, ma mi sembra che si limita anche lo stesso magistrato, che tra l'altro, come diceva prima Caldarola, insomma, dice anche delle cose al di là di quelle che dovrebbe dire, perché si dovrebbe anche lui attenere a quelli che sono i risultati di un reato che sembrerebbe appunto essere questo, favorire il trasferimento da una parte all'altra. Quanto, diciamo, pesa su Forza Italia questa vicenda, come anche la condanna definitiva di Dell'Utri, come
poi le immagini di Berlusconi a Cesano Boscone, guardi, cioè io, tutto questo... Guardi, io le dico una cosa, nel 94, per cui, quando nacque Forza Italia, dopo un mese dalla nascita, io c'ero, per questo lo posso raccontare, arrivò dalla procura di Reggio Calabria una richiesta di conoscere tutti i tabulati degli iscritti di Forza Italia, come se Forza Italia fosse già allora un gerbe rispetto, non so, alla politica, alla magistratura. Cioè, cosa voglio dire? Che ormai i nostri elettori sono abituati che da 20 anni, soprattutto in vista di campagna elettorale, escono notizie di qualsiasi genere rispetto a Forza Italia, per cui rispetto tra l'altro a personaggi usciti da tempo, perché anche Dell'Utri, lo stesso Scajola, che non è stato candidato né alle politiche né alle europee, diciamo, hanno un effetto soltanto di dimostrare una circostanza che io continuo a ripetere, che di fronte e a 15 giorni da qualsiasi importante elezione escono, possiamo fare la storia, io le faccio la storia di ogni volta, escono comunque delle notizie che ci riguardano anche, ripeto, di personaggi che in qualche modo vengono ricordati. La particolarità, però è, cioè, la particolarità di queste giornate, la particolarità, voglio dire, di un questa partito situazione, e poi alla fine questo tema qui... La particolarità di questa situazione è che in questa vicenda vedo coinvolto anche, questa volta, anche altri partiti di governo e non, tranne casualmente proprio uno che è da tempo che fa una battaglia contro i politici che devono andare tutti in galera. Ecco, questo lo noto, insomma, sotto questo profilo. Che poi avrà un effetto sul voto? No, non lo so. Quello che penso, purtroppo, un effetto è sull'astensionismo, perché noi cerchiamo ogni giorno, quotidianamente, con le nostre battaglie, di far capire alla gente l'importanza di questo voto europeo, oltre a ricordare anche qui che ci sono 20 milioni di italiani che vanno al voto per le elezioni amministrative, e non sono poche, per comuni, per cui anche loro influiranno su questa campagna elettorale, e certamente vicende del genere non fanno altro che allontanare, diciamo, i cittadini dalla politica, perché poi, nel momento in cui vedono coinvolti molti soggetti, pensano, ma tanto non c'è niente da fare, insomma le cose dovranno andare sempre così. Noi questo lo combattiamo ogni giorno e dobbiamo continuare a combatterlo, perché un risultato di allontanamento alla partecipazione elettorale è sicuramente un fatto negativo. Allora, Pino Caldaro, un secondo soltanto, perché volevo dare rilanciare una notizia che in realtà è sul Corriere della Sera, però la stanno adesso dando le agenzie, perché tra le novità di oggi è una lettera di una ventina di righe scritta al computer in lingua francese, per garantire che la persona potrà beneficiare in maniera riservata della stessa posizione di cui attualmente gode a Dubai. È una lettera che sembra che è stata sequestrata ieri e che diciamo, dice che sarà in grado Scajola di far arrivare in Libano Matacena, quindi ed è una lettera che potrebbe essere stata scritta da un personaggio politico libanese che si chiama Minje Mayel, che è considerato dalla DIA l'estremità della ragnatela costruita per favorire la latitanza di Matacena. Allora, Peppino Caldarola, c'è anche un aspetto così anche un po' romanzesco di tutta questa vicenda del Libano, delle intersezioni con la politica internazionale, poi tanti politici che stanno in Libano, anche Dell'Utri, no? Insomma, è una... Beh, innanzitutto un politico, come diciamo un qualunque cittadino italiano che viene colpito dalla magistratura, soprattutto in via definitiva, e che non accetta di sottoporsi alla punizione certificata, cerca un paese dove andare. La ricerca di questo paese è complessa, però la ricerca si sta ormai indirizzando soprattutto verso questo mondo arabo, soprattutto verso il Libano, per ragioni del tutto evidenti, perché sono paesi raggiungibili, sono paesi, diciamo, con stati infragiliti, sono paesi tra virgolette corruttibili, e quindi diciamo è più sicuro andare lì piuttosto che andare molto più lontano verso isole remote. Quello che di questa vicenda va rilevato, ed è il punto grave ed è l'unico punto in cui il ragionamento, diciamo, sul côté amoroso del ministro è accettabile. Se c'è, perché poi si tratta sempre poi con cose personali, che hanno ricadute sulla vita di altre persone. Però, io ho fatto dall'inizio la critica a questa roba. E il tema di fondo che un uomo politico, un uomo di governo, un uomo di Stato ha un dovere precipuo
di rispettare le leggi e di farle rispettare anche agli amici. La giustificazione per cui se Scajola ha aiutato Mattacena è perché ha aiutato un amico è una giustificazione che non regge. Abbiamo un po' il caso Cancellieri e anche cioè, non reggono queste cose. Qua, rinuncia all'attività politica, rinuncia ad avere un ministero, rinuncia all'attività pubblica. Beh, e allora l'amicizia vale. In certi casi è reato anche quando hai rinunciato, perché è reato comunque. Però la sanzione pubblica, diciamo, la sanzione dal punto di vista del giudizio del pubblico è ancora più severo quando sei stato un ministro. Quando sei stato un ministro non è possibile, dell'interno per giunta, non è possibile che tu aiuti un latitante. Lo ritieni innocente, ma non è un problema tuo. Non è un problema tuo. Non lo puoi fare, per qualunque ragione tu l'abbia fatto. Che poi sia giusto o meno la carcerazione, io non intervengo perché poi personalmente, questo è ancora un altro... personalmente voglio dire, sono contrario alla carcerazione preventiva, quindi è un altro ragionamento. Allora, Mercedes Bresso, sull'impatto nella campagna elettorale, intanto, certo, di tutte queste vicende, se Renzi ha ragione a dire la politica deve fare un passo indietro, stia a guardare. Intanto è evidente che la politica sta a guardare, ma deve stare a guardare, come dire, per capire e per dotarsi di strumenti adeguati. Io credo che sia difficile immaginare che qualcuno possa fare come fa Grillo, che rifiutando di assumere qualunque responsabilità dice noi non c'entriamo. Beh, questo è facilissimo se non devi governare e gestire. Chi governa e ha gestito attività pubbliche sa da un lato quanto sia difficile comportarsi correttamente, dall'altro quanti rischi corri perché devi fare, perché poi l'altra faccia della medaglia è quanto siete lenti, perdete tempo, eccetera. Ogni regola ha da un lato il vantaggio di rendere più stringente il controllo, dall'altra quello di rallentare i tempi. Quindi noi dobbiamo trovare, io credo, degli strumenti, in questo senso io dico la politica stia a guardare per capire, per intervenire, degli strumenti che non imballino completamente il sistema. Noi abbiamo bisogno di far ripartire l'economia e quindi di fare le cose, per dire, sarebbe gravissimo se l'Expo saltasse, bisogna individuare degli strumenti, compreso quello che noi abbiamo utilizzato in un caso estremo, facilissimo, fai l'elenco di coloro che vogliono partecipare, li metti, estrai a sorte, gara per gara, eliminando ogni volta quello che ha già vinto, in questo modo fai una... Però ora eravamo sul certo, ma è chiaro, perché però... adesso siamo al punto in cui l'Expo deve comunque andare avanti. Sì, però parlavamo del caso Scajola anche. Io però considero il caso Scajola, a meno che non emergano legami con la mafia, con l'Andrangheta di cui si parla, che però per il momento sono solo ipotizzati, lo considero un caso grave di scorrettezza personale di una persona che appunto è tanto più grave perché ha avuto un reato, un ruolo anche il favoreggiamento. È certamente un reato. Se è provato è un reato. Se è provato, naturalmente, è un reato ancora più grave perché è commesso da un ministro. In questi casi l'aggravante della responsabilità politica e quindi anche della facilità a commettere il reato dovrebbe essere considerata e penso che lo sarebbe se dimostrato. Ma tutto però, questo porta voti a Grillo? No, certamente che qualunque scandalo porta voti a chi non ha mai fatto nulla. Io credo però che i cittadini debbano imparare anche a fare delle distinzioni, cioè a capire dove, quando uno ha centinaia di migliaia di eletti e di persone che lo rappresentano, può sempre avere qualcuno che fa cose scorrette e che quindi va immediatamente escluso dall'attività politica. Però è anche vero che non tutti i gatti sono bigi, le cose sono molto diverse. Io credo che ad esempio sia evidente come il sistema piemontese abbia retto perché ben governato e c'era anche delle persone insomma, del centro-destra. Insomma, degli scandali ce li avete avuti anche in Piemonte, no, qui stiamo parlando di attività dei singoli consiglieri. Voglio dire, è una giunta che è finita come è finita, quindi insomma... No, questo è uno scandalo elettorale, una cosa molto, molto diversa. Io stavo parlando di gestione ma parliamo anche di Cota e della Lega, non è che soltanto... Certo, per carità, avendo io fatto questa battaglia, nessuno è ben cosciente. Si è
salvata. Insomma. Cioè non è che le regioni adesso dire sì, vabbè, il Piemonte probabilmente nella sua fase, adesso io non lo so, però dico, le regioni sono particolarmente state agli onori della cronaca proprio per storie di corruzione per poi di microcorruzione. E anche in questo caso, però, se lei va a vedere il panorama non solo piemontese ma anche italiano, vedrà che delle differenze ci sono fra le forze politiche. Io credo che i cittadini debbano imparare a farle. Dopodiché, il tema di quello che è successo con la cosiddetta rimborsopoli è un tema diverso, se vuole lo affrontiamo. No, questo era per dire, perché insomma... Però a me come cittadino e come politico interessa molto la questione di come si gestisce in modo più corretto e trasparente le gare, proprio perché noi dobbiamo ripartire. E questo l'abbiamo, però ne abbiamo parlato abbondantemente. No? Allora, D'Antuoni, che cosa... si propone il suo movimento e insomma la sua, per quale ragione si candida, perché ovviamente quando si è in presenza non è una questione di sorriso ironico, ma perché quando si affaccia una formazione politica che ha, diciamo, poche chance di arrivare al 4%, visto che c'è la soglia, anche se ora c'è il ricorso proprio su questo punto qui, sulla soglia del 4%, in un'elezione che è puramente proporzionale, così è la legge per le europee, naturalmente viene spontaneo chiedere perché lei ha preso questa decisione, perché non segue, visto che è un movimento di protesta con forti sentimenti critici nei confronti dell'Europa, perché non sta con Grillo, perché non sta con la Lega, che cosa pensa di ottenere con questa battaglia? A chi ci chiede se io cambio di destra, di centro, di sinistra, perché in realtà poi c'è un tentativo anche di omologazione per capire da che parte stiamo, rispondo sempre che siamo della gente, no? Alla fine io cambio nasce perché la politica è quanto di più nobile possa esservi, è proprio l'opposto di quello che vuol dire Grillo. Non c'è niente di più importante che assumersi la responsabilità di tradurre quello che la gente chiede per un'attività di governo. E quindi mi permetto di dissentire dal presidente Renzi, la politica in casi come questi non deve stare a guardare, deve agire. Ed è il motivo perché Io Cambio è nata. Io Cambio nasce, è tutta gente che insieme a me vuole vedere rappresentata un'altra pagina del paese, quella che ancora si fida di chi deve svolgere attività di governo e che crede nelle istituzioni, nella magistratura, come in chi deve governare. Certo, poi ci sono dei problemi, ma il tema è ridare forza alle istituzioni. Quello che Grillo vuole è proprio questo, fare la fotografia solo dei difetti, e ci dimentichiamo che c'è il rovescio della medaglia e che è un paese straordinario di persone che lavorano. Sì, ma lei com'è venuta l'idea di farlo? Perché da avvocato negli ultimi anni ho solo accompagnato le imprese del mio territorio al fallimento. Ho visto degradarsi il tessuto politico, ma anche economico e sociale, delle zone in cui lavoro in modo quasi irrimediabile negli ultimi 3 anni. Questo piano inclinato, quasi vertiginoso, doveva essere rappresentato da qualcuno che contro ogni tipo di logica, la logica dei numeri, contro ogni tipo di valutazione di natura economica. Siamo poveri, non abbiamo denaro, ma ricchi delle nostre idee. Qualche volta le rivoluzioni nascono anche da poca gente che rappresenta però idee straordinarie. E quindi Io Cambio nasce per questo, Io Cambio nasce per chi non viene mai rappresentato. Il 5 di maggio noi eravamo davanti agli ospedali civili di Brescia a riconoscere il diritto di cittadini che hanno dei figli che stanno morendo. Ecco, e qui arriviamo al punto, perché lei finora non aveva nominato questa vicenda, qui siete legati, no? Assolutamente. Alla? Allora, entriamo nel merito. Sì. Perché è curioso, no, che... viene fuori adesso, a che cosa siete legati, a quale esperienza? Il 18 di dicembre abbiamo presentato Io Cambio nasce il 18 di dicembre, la prima persona che ha parlato nel nostro convegno di presentazione è uno di quei due ragazzi, Marco Biviano,
che soggiorna stabilmente da un anno davanti a Montecitorio senza che nessuno, il Presidente della Camera in particolar modo, si prenda la responsabilità di incontrarlo. Di fronte a quelle parole, di fronte alla gravità di un cittadino che non può curarsi, di fronte ad una legge chiarissima... Andiamo però, da come siete, da che cosa, da quale vicenda nasce Io Cambio? Perché non lo... La vicenda, come le stavo spiegando, nasce dall'interpretare una parte del paese che ha bisogno... No, è la vicenda Stamina. È la vicenda Stamina, ecco, ma non è la vicenda Stamina. Lo so, è il diritto curioso, che, no? Che diciamo, è il diritto nasce che ci così e lei lo dice... Adesso, alla fine, ho rispettato il tema della trasmissione senza volere. Sì, però adesso io le chiedevo come nasceva e quella è stata una vicenda molto controversa finita con un intervento della magistratura. Allora, lunedì ho notificato personalmente al direttore sanitario degli ospedali civili di Brescia diverse sentenze del mio paese che prevedono che dei giudici... hanno scritto delle pagine chiarissime, quei medici dovevano lunedì riprendere a curare dei bambini che non hanno alcuna speranza, probabilmente qualcuno di loro nei prossimi mesi ci lascerà. Allora, in quelle situazioni, se un magistrato dice... Lasciatemi finire di parlare. Allora, in quelle situazioni, se io ho un magistrato che dice ad un medico sei obbligato a curare e un altro magistrato, la Procura della Repubblica e quella di Torino, indaga e chiude un'indagine che ha il medesimo oggetto, c'è qualcosa che non funziona. Beh, lei però prima ha detto che la magistratura... No, ma difatti è nel conflitto giurisdizionale che la politica deve prendere posizione. Abbiamo chiesto un intervento del Capo dello Stato. Diciamo che è un movimento che ha questa... Il Consiglio Superiore della Magistratura questa settimana è stato interessato dal Capo dello Stato perché si esca da questo angolo che sta portando perdita del tempo e qualcuno... Per carità, questa è una vicenda veramente all'italiana, nel senso che ci sono state, a un certo momento, come sempre quando qualcuno dice di avere un metodo rivoluzionario per curare malattie gravissime come i tumori, ovviamente ci sono speranze, illusioni da parte delle famiglie, speranze anche da parte della scienza e della politica, no? E quindi lei ricorderà che noi siamo proprio sotto processo per tentata truffa ai danni della regione perché ci fu una proposta fatta alla regione da Vannoni e dai suoi che fu verificata da un comitato scientifico, si propose loro di sperimentare sotto controllo scientifico, non accettarono, poi la vicenda è diventata di carattere nazionale, però è del tutto evidente che non può esistere un diritto alla salute generico per cui qualunque ti fai l'autodiagnosi e decidi tu o qualcuno per conto tuo che cosa deve essere fatto. Esiste un sistema sanitario, peraltro ancora assolutamente eccellente nella maggior parte del nostro paese, ed esiste il diritto alla cura secondo però le regole sanitarie. Non è possibile che venga imposto, io ho parlato con molti medici, non è possibile che venga imposto ai medici di fare pratiche, di autorizzare pratiche che non corrispondono in nessun modo a una speranza di salvezza per le persone, anche perché in questo modo si evitano spesso cure che potrebbero magari o salvarle, ma quando ci sono malattie irreversibili per le quali occorre accompagnare e aiutare le persone a non soffrire. È inutile, spesso si alimentano inutilmente illusioni, ci sono state anche truffe ai danni delle istituzioni, ai danni dei cittadini. La magistratura non può... In questa vicenda, che ripeto, umanamente, quando noi usciamo dalla Camera, vediamo queste persone che stanno male, umanamente ci colpisce, però di fronte a una annessura, certificazione scientifica rispetto a questa vicenda, chiedere dei fondi pubblici affinché soldi che comunque già sappiamo la sanità come sta messa debbano essere erogati rispetto a questa vicenda è una cosa non solo che non ha senso, che poi ultimamente mi sembra che la magistratura, e qui c'è un caso di truffa, sia andata anche oltre.
Su questo non voglio commentare, però il punto fondamentale è che un servizio sanitario nazionale ha delle regole, a proposito di regole, e di fronte, ripeto, a nessuna certificazione chiara, perché rispetto a 100 casi, due si salvano, ma si potrebbero salvare per altre regole. Adesso devo dare la pubblicità. Allora, sto dicendo, allora chiedere l'utilizzo, perché se uno è miliardario, vuole mettere su una cosa e lanciare, ben venga, ma chiedere fondi pubblici non solo è una truffa, ma sarebbe un fatto assolutamente non dovuto. Allora, dobbiamo fermare la pubblicità, le chiedo scusa e poi ritorniamo subito dopo, però torniamo ai temi della giornata. Diventa anche il paziente a decidere lui come si cura. Allora, di nuovo in onda con l'altro capitolo politico di questi giorni, e cioè lo scontro fra il Presidente del Senato Grasso e Matteo Renzi, perché Matteo Renzi ha criticato i tecnici del bilancio che lavorano, studiano il bilancio in Parlamento, della Commissione Bilancio, e che sono gli esperti che devono guardare la compatibilità dei decreti proprio da un punto di vista tecnico. Hanno sollevato alcuni dubbi sulle coperture degli famosi 80 euro e Renzi li ha attaccati qualche giorno fa e anche molto pesantemente ieri. Allora vado da Mercedes Bresso. Insomma, questo fatto che Renzi non tollera critiche è un problema. Adesso è chiaro, lui individua la burocrazia, però quella dei tecnici del Senato non so se si può definire una burocrazia ostile. No, naturalmente sì, è una burocrazia. Non è una burocrazia ostile? No, non so se ostile. Burocrazia si può definire. Perché sì, no, in senso tecnico, cioè. No, ma certamente la materia è molto complessa, come sa, perché siamo di fronte a previsioni, perché parliamo di un bilancio e quindi parliamo di previsioni. In questo caso la previsione relativa alla maniera di copertura del decreto sugli 80 euro, per sintetizzare, e sul quale c'è un confronto. Io penso che forse il Presidente del Consiglio si è lasciato un po' sfuggire l'irritazione che è comprensibile in chi è teso a ottenere un risultato e vede messa in discussione un lavoro che è stato certamente molto certosino con i funzionari del Tesoro, che sono rigorosissimi, anche perché sono controllati continuamente dall'Unione Europea. I nostri bilanci sono controllati dall'Unione Europea, perché non dobbiamo sforare. Sì, però quelli poi sono controllati dopo, i dati li forniscono. No. Anche sì, queste coperture sono già state portate a Bruxelles, sono state verificate e sono state approvate. Quindi capisco la tensione. Sì, però poi c'è il problema che quando le devi scrivere, certo, il tecnico in legge, quello è il lavoro che fanno uffici, i tecnici del Senato. Gli uffici parlamentari, sia del Senato che della Camera, verificano gli atti del Tra Governo e esprimono libero, un'opinione. Scrive Franco Bechis sul Libero che in realtà probabilmente la verità è che Renzi non li ha letti, perché ci sono anche delle cose che in queste, perché sono 156 pagine, in queste 156 pagine in realtà ci sono anche dei rilievi che sono in positivo, nel senso che dicono viene fatta una previsione di entrata inferiore a quello che è, quindi probabilmente appunto si è lasciato prendere dall'irritazione di chi rischia di vedere bloccata un'iniziativa che è molto importante per far ripartire la crescita. Credo che non Renzi, non penso che possa leggere le 156 pagine, ma penso che il ministro Padoan invece debba leggerle attentamente e dare delle risposte. Cioè, quando ci sono delle osservazioni bisogna tenere i nervi saldi e rispondere. Ma se la risposta di Renzi è dovuta alla campagna elettorale, secondo lei? No, non Quella credo. Di attaccare non credo. È un po' come i rosiconi, pensa che i tecnici del Senato siano dei rosiconi? No, penso di no. Penso semplicemente che abbia avuto uno scatto di nervi dovuto forse anche a un surmenage, perché questa vicenda è sotto la lente di tantissimi soggetti, ha dovuto rispondere
a N osservazioni, gli è forse sembrata l'ennesima a cui aveva già risposto. Credo che comunque il governo debba attentamente leggere e rispondere. Ma ha fatto bene Grasso a intervenire in difesa del Senato, dei tecnici, perché poi lo scambio è stato anche questo, che Grasso ha detto il Senato non è un carrozzone e Renzi però se l'è presa con Grasso, insomma, quindi voglio dire che questo c'è è uno un scontro istituzionale in senso tecnico. Io credo, è evidente che c'è della tensione fra un governo che vuole, secondo me giustamente, eliminare la seconda Camera, che è un doppione assoluto della prima, e trasformarla in una Camera che sia diversa. Io sono attualmente primo vicepresidente, sono stata presidente di un'istituzione quasi identica a livello europeo, che secondo me svolge un ruolo importantissimo perché porta la voce direttamente in Europa di regioni e enti locali. In Italia non c'è, abbiamo sempre detto che questa doveva essere la configurazione del Senato. È chiaro che per chi attualmente è senatore, ma anche per chi lavora al Senato, adesso c'è la volontà di far vedere che il Senato conta, è utile, sono bravi. Naturalmente chi lo presiede ha dovere istituzionale di difendere la sua istituzione, quindi siamo di fronte a qualche cosa di molto evidente, succede normalmente quando ci sono tensioni di questo tipo. Io, come dico, nel merito penso abbia ragione Renzi nel voler modificare radicalmente la struttura legge, del certo. Senato, penso che in questo caso se le osservazioni e alle osservazioni nel merito debba rispondere il governo con i propri tecnici e confrontarsi, e poi i senatori avranno davanti a loro la posizione dei loro funzionari, la posizione del governo. Ma gli altri funzionari sono dei rilievi. Prego. E valuteranno. Innanzitutto D'Antuoni, che è stato consulente del Senato. Cerchiamo di essere precisi. Grasso difende i tecnici del Senato, farebbe bene a fare il suo dovere fino in fondo nominando il capo di questi tecnici, perché c'è una vacatio intollerabile. Quindi, diciamo, quando si difende un'istituzione è bene avere le carte in regola come capo di quell'istituzione. Ma ha ragione a difenderla l'istituzione? L'istituzione ha ragione a difenderla, purché noi partiamo dal presupposto che i tecnici di Camera e Senato, che sono una tecnostruttura di ottimo livello in Italia, perché è fatta di persone di grande competenza, però sono un organo tecnico, nel senso che se le loro osservazioni non vengono assunte politicamente da una maggioranza politica, è come un articolo di giornale, cioè non hanno una funzione. Chi ha avuto direttamente o indirettamente un'esperienza parlamentare sa che su ogni progetto di legge, di quelli rilevanti, di quelli destinati al voto e all'approvazione, ci sono decine, a volte centinaia di pagine molto ben fatte, molto ben preparate, che hanno messo, diciamo, in difficoltà tutti i governi degli ultimi 20 anni. Mi riferisco agli ultimi 20 anni, non a quelli di prima, perché non me li ricordo. Per cui Renzi si è trovato, forse inesperto, di fronte ad una critica severa che hanno avuto anche i suoi predecessori. Avrebbe potuto reagire a questa critica severa e il suo entourage, che dovrebbe leggere quelle carte che forse Renzi non fa tempo a leggere, doveva rappresentargli questa vicenda esattamente per quello che è, come un'osservazione di una figura terza che si mette a disposizione dell'Assemblea legislativa, perché serve per armonizzare, e dà un contributo all'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa può decidere di assumere questo consiglio, questo parere, o può decidere di non assumerlo. Però siamo dentro un parere, non è un incidente. Però diventa questa impressione che Renzi non tolleri le critiche, Renzi, secondo te tutti, c'è, sì, o è, c'è. È una dovuta surmenaggio, no, come no, diceva prima? No, 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 Renzi è espresso, è molto elegante, io siccome lo sono un po' meno, e poi non mi occupo di altre cose, voglio dire che Renzi ha sicuramente un surmenaggio, io do un giudizio positivo su come si sta muovendo. Però, come tutti, il Presidente del Consiglio pensa che ogni critica sia un ostacolo, un macigno, una roba da rosiconi, da non mi fanno lavorare. Non è così. Bisogna che accettino, che vi siano delle, che accettino sia i rosiconi, sia quelli che mettono ostacoli, perché fa parte della dialettica, ma soprattutto distinguono fra le critiche tecnicamente motivate, che possono essere politicamente non accolte,
e diciamo altre osservazioni. Lui ha il dovere di ascoltare il contributo, poi di decidere come ha fatto, di esibire viceversa la possibilità fattuale di dare gli 80 euro. Però con molta calma, keep calm, come dicono alcuni suoi sostenitori, come ha detto lui stesso. Stai sereno, Renzi. Ecco. Vediamo se Forza Italia, a sorpresa, difende Grasso, i tecnici. No, no, diciamo un'osservazione di metodo e di merito. Allora, ragione Calderoli in questo senso, che nel momento in cui tu proponi una legge, ci sono dei tecnici all'interno della Camera e del Senato che devono dare un loro parere. Ce n'è uno anche all'esterno che è molto più pericoloso, è la famosa Ragioneria Generale dello Stato, perché nel momento stesso in cui tu proponi una norma, questa norma deve avere una copertura. E allora, guarda un po', che disdetta. Esatto, e allora molte volte che succede? Che la politica si mette d'accordo su certi punti, trova la copertura e la Ragioneria Generale dice che non va bene. Per cui nel metodo sicuramente, come dire, la politica tra i funzionari di Camera, Senato e i politici trovano delle soluzioni che molte volte vengono dall'esterno bocciate. Per cui nel metodo che la politica riprenda, insomma, la primogenitura di alcune scelte, io ritengo che sia una cosa utile. Poi che Renzi ormai, come personalmente molti di noi, vedano il Senato non più come un organo deliberante, ma diciamo sotto altri profili e non certamente come organo primo rispetto alla prosecuzione delle leggi, anche questo è vero. Nel merito però, questi hanno detto qualcosa però di molto chiaro. Però il Senato ancora esiste, no, no, no. Soprattutto... Sì, ho detto mentalmente, se... rispetto alla risposta. No, no, certo, già lo considera, sta dicendo che già lo considera Grasso, è finito. Il Presidente del Senato, che ha la posizione Grasso, opposta, certo, ha risposto in questo modo. Quindi però c'entra questa vicenda qui della riforma, sì, del Senato, secondo me. Però c'è un problema di merito che mi preoccupa molto di più, che è il problema delle coperture, che noi continuiamo a dire che i nostri cittadini si troveranno quest'anno a pagare delle tasse in più di quelle rispetto a che riceveranno anche per coprire questi 80 euro. Allora, su queste osservazioni che, tra virgolette, Renzi, come ha detto lei, rosichi, insomma, questo ci può valer poco, perché poi qualcuno, glielo abbiamo detto noi, gliel'hanno detto anche d'altri, adesso glielo dicono anche i tecnici del Senato, che comunque la pressione fiscale aumenta, e su questo c'è poco da fare. Dopodiché lui andrà avanti, perché sicuramente, insomma, questo è un provvedimento che andrà avanti. Gli italiani vedranno gli effetti di questo provvedimento, che saranno negativi per noi come saldo, per loro lo vedranno più là. Però guarda caso il 25 di maggio si vota senza che questi lui effetti ci saranno. Lui ha fatto vedere il cedolino, ma sicuramente gli 80 euro ci saranno. Il problema è che le coperture degli 80 euro alla fine graveranno, sì, su altre voci che saranno molto di più. Sicuramente sulla casa, sicuramente sulle imprese. Non è stato aumentato nulla. Sentiamo D'Acquoni su questo punto, lo scontro istituzionale. Grasso Renzi è uno scontro invece... Ma guardi, qui c'entra anche il carattere di Renzi, secondo seduto me. A questo tavolo c'è uno di quei rosiconi. Io sono, per 5 anni ho fatto la parte del tecnico, no? del rosicone. È stato consulente lei? Sì, sono stato nominato dal presidente Schifani nella commissione prezzi del Senato come tecnico. E quindi ho visto, cioè, il teatrino di questi giorni, io me lo ricordo nella 16ª legislatura, l'annuncio dell'IMU. Cioè la politica degli annunci la gente l'ha capita, cioè l'annuncio dell'IMU come l'annuncio degli 80 euro. Beh, gli 80 cioè, euro non è un annuncio, annunciare, arriva. No, allora, infatti, lasciatemi però finire, annunciare, cioè, una, so annunciare una cosa, però, e poi tocca a lui però parlare. Annunciare una cosa e poi rendersi conto che magari non ci sono le coperture, io l'ho già vista quella storia lì da tecnico, queste osservazioni l'avevamo già fatta a suo tempo, su alcuni annunci che poi non avevano dietro sostanza. Il dialogo di questi giorni è un dialogo, secondo me, utile, perché se può servire al Presidente del Consiglio fare qualche riflessione in più, magari su una norma che sta arrivando a traguardo e che porterà 80 euro in più, ma forse qualche altra tassa, forse questo gli darà qualche responsabilità nei prossimi mesi di governo per magari cercarlo il dialogo con i tecnici, anche di Camera e Senato, prima di annunciare un provvedimento. No? Secondo me non solo i tecnici del Tesoro e della Presidenza del Consiglio, ma anche gli altri dovrebbero essere messi nella condizione di, visto che il punto finale è il bene del Paese, che si mettano d'accordo prima di annunciare qualcosa, perché poi la gente ci crede a quelle parole lì, cioè che ci siano gli 80 euro in una tasca in più, ma che non gliene prendano altri dalla tasca opposta, è una di quelle cose per cui la gente confida. Certo, però queste sono le scelte della politica, c'è il dialogo, però il ruolo dei tecnici del Senato.
Senato in realtà è un altro. Il dialogo con i tecnici. Non possiamo nominare i tecnici del Senato che non c'entrano come con un compito che non hanno. Appunto, infatti, i tecnici però... del Senato sono uno strumento tecnico di un'assemblea legislativa. Di tutti quanti, infatti, però mi pare che vadano in cui poi forse si può discutere del fatto che comunichino. Questo è un provvedimento del governo, non sono emendamenti del Senato, della Camera. Sul provvedimento del governo, Camera e Senato fanno delle analisi tecniche, come è stato ricordato, e sollevano delle questioni, alle quali ovviamente il governo deve dare risposta, su questo non c'è dubbio, e poi alla fine le Camere decidono. Sulla questione invece del merito della copertura di questa scelta e delle altre scelte contenute nel provvedimento del governo, è stato detto con chiarezza: da un lato si prova per la prima volta a spostare sulla finanza, sulle rendite, il peso della copertura del bilancio pubblico, riducendo invece tanto sulle famiglie, un po' meno sulle imprese, comunque una riduzione dell'IRAP c'è, e progressivamente questo si vuole fare. Quindi è ben vero che qualcuno pagherà di più, il problema è che come il governo ha scelto di far pagare di meno ai soggetti più deboli e soprattutto di meno a lavoratori e imprese. E di il più, tema della magari, casa forse è il punto debole, certo, no? Certo, però non c'è nessuna copertura di questo provvedimento, certo, attraverso la casa, quindi c'è da riordinare l'imposizione no, sulla casa. No, però c'è il problema, è non è la copertura di questo, però quello che diceva Brignani. Non è rendite, sono insomma rendite anche uno che ha 10.000 euro in banca, per cui insomma tra famiglie deboli. Sì, insomma, ma vai a vedere quello insomma, magari stato certo, di qualche comunque... centesimo, se uno invece in banca ha molto, lì comincia a pesare. Del tutto evidente. Allora, a Brignani, naturalmente c'è una parte politica che interessa sapere da parte di quello che sta accadendo in Forza Italia, e soprattutto ieri è stata anche la giornata di Berlusconi a Cesano Boscone. A lei che effetto ha fatto vedere Berlusconi con le telecamere, il camice bianco? Oddio, questo non si è visto nelle immagini, però. No, ma allora, sicuramente la prima cosa che io, la prima amarezza che io provo è che il 25 di maggio i nostri elettori andranno a votare le elezioni europee trovando il nome di Berlusconi soltanto sul simbolo e non sulla scheda, e privare del voto e della candidabilità un uomo che ha creato un partito che per 20 anni ha avuto milioni di voti, insomma, e questa è già la prima certezza. Ieri devo dire che Berlusconi è un uomo che ha sempre fatto, cioè per lui io penso che sia stata certamente una giornata non come le altre, perché costretto, però lui è un uomo che ha sempre fatto questi tipi di visite, questi tipi di beneficenza. Ma il fatto che poi ha raccontato delle barzellette, ma lui è l'uomo che ha fatto malati penso, gravi, negli, Alzheimer, beh, non è una, è un uomo che poi apporta buon umore ovunque. Questo lui è un uomo che diciamo che ha avuto un piacere, certo, però anche in certe situazioni la presenza, un sorriso, queste sono persone che purtroppo vivono anche molto da sole. Allora, comunque trovare un qualcuno che magari non sia per forza un parente, ma un personaggio sicuramente conosciuto, perché penso insomma che sotto questo profilo è in dubbio, che sia lì con loro, che gli parli, che insomma dà sicuramente un sollievo, che poi sia un personaggio, mi permetta, non triste, che invece di raccontargli cose tristi gli racconta anche delle storie allegre, cerca di fare sorridere, lo trovo positivo. Per quanto riguarda l'uomo Berlusconi, lo vivo per lui come un arricchimento, perché comunque lui, ripeto, è un uomo che l'ha sempre fatto, per cui non è una modifica, anzi. Ma dal punto di vista della campagna elettorale, secondo lei c'è un... Trovo l'assurdità della costrizione, questo sì. Ma sulla campagna elettorale, insomma, questo è la campagna elettorale. Nemmeno costretto, insomma. Lo so, però diciamo... Guardi, tutti i condannati in via definitiva sono costretti a fare qualcosa. Cosa pensa di quella sentenza. Sulla campagna elettorale, certo, dispiace il fatto che lui non sia stato, tra virgolette, azzoppato, ma al di là della scelta della candidatura di non potersi candidare, il fatto di non poter partecipare a alcuni eventi, dove andare a Bari in mezzo a 10.000 dei nostri elettori che hanno fatto l'altro giorno quell'incontro con i 5 capilista, dove andare a Palermo, forse riusciamo a fargli fare qualcosa a Roma. Sicuramente per noi è un handicap, però ripete, c'è un cordone ombelicale tra Berlusconi e i suoi elettori che non si chiude. Ma è vero che adesso la strategia è alzare i toni sul governo? In realtà non sembra, sentire lei non sembra, quindi l'atteggiamento... Guardi, noi sul governo siamo assolutamente critici. Quindi qual è il punto? E riusciamo a individuare laddove ci sono, perché guardi, il decreto che ha fatto il governo sul lavoro a noi andava bene.
Il problema è che poi è arrivato alla Camera, la sinistra ha cambiato. Però poi al Senato è stato un po' ricorretto. È stato un po' ricorretto. Per fare capire che un provvedimento, cioè se noi siamo in senso responsabile, che se il governo fa una cosa positiva noi la votiamo, così come lei sa bene che le riforme vanno avanti solo perché c'è Forza Italia. Anche l'altro giorno il testo base del governo... Ma Berlusconi è ricattato da Renzi che potrebbe, non so, a un certo punto dire si va al voto? Cioè c'è una forma ricatto in questo senso? Anche noi diamo il voto, per cui si figura... Scusi, lei può fare il ricatto del voto a chi sta al governo, non a chi sta all'opposizione. Chi sta all'opposizione vuole andare al voto perché spera di diventare governo, per cui a me questo non ci spaventa assolutamente. No, non cerchiamo è così, di mi vedere dispiace, in controluce, perché io credo che in questo momento il, diciamo, sulla cresta dell'onda sia il Presidente del Consiglio, perché diciamo ha gettato un sasso gigantesco nella palla. Personalmente non credo neppure ai sondaggi che danno Grillo in forte avanzata. Penso che il mondo dello scontento può magari rifugiarsi nell'astensione, perché Grillo paga anche, può pagare il prezzo di un anno di battaglia frontale, però priva di costrutto. Però non i sondaggi, i sondaggi non si possono più nominare, dalla mezzanotte. Non a caso vengono segnalati, per esempio, una certa ripresa della Lega. Per quanto riguarda Forza Italia, si marcia sempre intorno al 20%, cioè c'è un margine di elettori verso cui si stava indirizzando la moral suasion di Grillo, che tendono a restare a casa propria. E allora questo dice che sta un po' correndo. Lei che cosa si aspetta da Antuoni? Che vinca, che Grillo vada... Che ci sia un forte fenomeno di astensione. Perché queste cose allontanano la gente dal voto. Indubbiamente. Dobbiamo combattere. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie per essere stati con noi. Grazie ai nostri ospiti. Omnibus torna naturalmente domani. Buona giornata a tutti. Grazie ancora. Grazie.